La bella e brava Valentina ci dice la verità su OnlyFans, capito? La bella e brava Valentina, perché la bella e brava Valentina, bella e brava, lavora su grande social OnlyFans, ma dice la verità, vediamo qual è la verità. Io poi la verità ve la metto come link. Il riassunto di questo video è tanto bella e brava la Valentina, eh? Aperte le virgolette, chi pensa di aprire un profilo su OnlyFans e fare i milioni ha sbagliato strada? Sì. Allora, l'articolo continua. Ci sono molte chiacchiere dietro ai guadagni su OnlyFans. La maggior parte delle persone pensa di aprire un profilo su OnlyFans partendo da zero e fare subito guadagni eccezionali. Non è così, ha sottolineato Valentina, creator su OnlyFans. È un creator Valentina su OnlyFans. Poi ha aggiunto: i media, cioè i giornali, le televisioni, pubblicizzano gli estremi per fare notizia. Ma se una apre un profilo e pensa di fare subito i milioni, ha sbagliato strada. È brava Valentina, non solo sei molto bella, ma sei anche molto brava, eh. Poi lei dice che i suoi introiti sono nella media. Però dice che chi pensa di fare subito i quattrini ha sbagliato strada. Sì, hai detto la cosa giusta finalmente, perché i mass media non dicono la verità. La verità sinora l'ha detta solo Serafino Massoni, la verità. E la verità la sta dicendo Serafino Massoni, che sono io, vedete? Eccomi qua, io sono questo signore qua, vedete? Questa è una mia breve bibliografia. Vedi Valentina, io sono nato agli inizi del febbraio del 1940, quindi pensa Valentina che presto compio 83 anni, cara, pensa cara, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici e poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici. Pensa tu Valentina, poi ho scritto anche tanti tanti libri e qua ne sono elencati solo alcuni, bella e brava Valentina. Sì, tu Valentina sei la prima, dopo Serafino Massoni, a dire la verità, a dire la verità. Delle brave girls pensano che aprire un profilo su OnlyFans e facendo vedere qualcosa, pensano di fare subito i quattrini, ma si sbagliano di grosso se sbagliano. Sono pochi quelli che fanno i quattrini e per poco tempo, perché dura poco la faccenda, capito? Perché le girl si succedono e la girl che viene dopo scalza quella che c'era prima. Perché chi paga su OnlyFans, chi paga? Quelli che pagano, poveretti, quelli che pagano, vogliono sempre delle novità, capito? Vogliono sempre delle novità. Sono mutevole, bene cara Valentina, hai detto la cosa giusta, brava, brava e brava. Senti Valentina, guarda cara, tu sei tanto bella, brava e buona. Se tu Valentina mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, io, Serafino Massoni, a mie complete spese, ti faccio pervenire una copia di questa mia opera, vedi, un romanzo storico, La commedia dell'imperatore, è bello, sai? Ah, sapessi com'è bello leggere questo romanzo, cara, pensa che per scriverlo io sono andato persino nei sotterranei del Vaticano, cara, nei sotterranei del Vaticano, cara, capito? E poi dopo, magari il libro, se ci incontriamo, io te lo consegno personalmente, te lo consegno e facciamo insieme un video, facciamo insieme, che io metto sui miei social, perché sono molto seguito sui social. Il video che potrei fare con te, Valentina, io lo metto su YouTube,
su Dailymotion, su Twitter, su Instagram e su Facebook, perché anche se io sono anziano, sono molto seguito sui social. Pensa Valentina, io su YouTube ho circa 15.000 iscritti, pensa, circa 15.000 iscritti, ho circa 15.000 video, pensa Valentina, e circa 12 milioni di visualizzazioni. Ci siamo capiti Valentina? Guarda che aspetto due notizie, cara, eh. A te Valentina, a OnlyFans e a tutti voi tanti cari saluti dalla comitiva dell'imperatore.